Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Trust, che mi chiede di parlare del film di Sergio Corbucci del 1976 con protagonista unico praticamente Paolo Villaggio e la splendida Zeude Araya, il signor Robinson, storia d'amore e d'avventure. Praticamente è una rivisitazione comica appunto dell'avventone di Robinson Crusoe, perché la storia appunto è quella di Roberto, che è un tecnico d'alta moda benestante, che è sposato con questa donna però insopportabile e si è appena operato di ulcere e stanno facendo praticamente una crociera. Il nostro si addormenta nonostante senta l'allarme, insomma, che sta succedendo qualcosa, crede che sia un'esercitazione e rimane lì, solo che in realtà poi si risveglia su quest'isola deserta perché hanno avuto veramente un naufragio e lui ha semplicemente un orologio e che è l'ultima cosa che funziona, ma poi si ritrova praticamente, diciamo così, una tana che era appunto quella di Robinson Crusoe e incomincia a ricostruirsi, diciamo, la sua vita lì, facendo un finto televisore, facendo appunto scenette con se stesso per cercare di sopravvivere, finché non arriva dal mare questa donna bellissima nera, appunto, che è Zeude Araya, che viene mandata sull'isola per fare il suo passaggio e diventare definitivamente donna. Il nostro chiaramente ne rimane colpitissimo e dirà tutto quello che succederà quando lei lo porterà sulla sua isola, perché lei in realtà dovrebbe sposare un altro. Allora, se il film è veramente di grana grossa, se la sceneggiatura di Paolo Villaggio, Castellane Pippole, Sergio Corbucci, insomma, non è che sia proprio sto granché, però la prima mezz'ora bisogna dire che si ride a rotta di fuoco e Paolo Villaggio va a palla, riesce a essere divertente, riesce a essere ironico in tutte le scene, insomma, che tira il boomerang nella parte in cui guarda il cinema e il mare, cosa danno stasera, per un film che in quel momento riesce a mettere una gag dietro l'altra, ma però costruita in una maniera decorosa. Poi arriva Zeude Araya con quel suo fisico splendido, una donna meravigliosa, quella recitazione proprio nel sangue non ce l'ha, e all'inizio ci siamo quando lei, insomma, è distante, poi quando si avvicina però il film si spenge in un certo senso e tutte le gag incominciano a essere veramente scollate, e quindi è un film assolutamente mediocre, sicuramente non è un film che funziona, però ripeto, è un piccolo cult della mia adolescenza, di quando ero ragazzino, lo guardavo 6.000 volte, prima di tutto perché il Villaggio mi faceva sempre ridere qualunque cosa facesse e perché poi, insomma, Zeude Araya, quando lo guardi a 10 anni un film del genere non te la stacchi più dalla testa. È un film che funziona così, è un film che non è sciatto. Sergio Corbucci sa dove mettere la macchina presa, non è questo il problema, sa come girare, il montaggio non è mai fatto male, però nella fotografia ugualmente, però è il film proprio che non funziona a livello di sceneggiatura, che in realtà mette insieme una cazzata dietro l'altra cercando a volte di unirle e ci riesce, invece a volte va tutto a cazzo di cane, e il problema è che dopo la prima mezz'ora in realtà si inizia a ridere veramente poco e la noia arriva sovrana. Tutto qui, per un film, ripeto, che comunque è un cult, un film che all'epoca andò anche benissimo al cinema, un'opera di metà anni 70 di un Corbucci minore, sicuramente, che qui tira fuori appunto l'ennesimo Fantozzi, perché il nostro poi fa sempre la stessa cosa più o meno qui, naturalmente però ambientandola su un'isola deserta, e c'è anche, volendo, un discreto attacco comunque alla società consumistica, a un certo idea del capitalismo, un certo tipo di crudeltà, un certo tipo di vita invece che è migliore forse fatta, diciamo, nella foresta e con amore, per un finale comunque incredibilmente, per essere una commedia italiana, comunque non così felice, e quindi un film tutto sommato che, se amate Paolo Villaggio come faccio io, un'occhiata se la merita, perché comunque delle parti sono veramente incredibili, che però è veramente un'opera minore di Sergio Corbucci e che perde il tempo che trova. Insomma, il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Ripeto, questo signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventura, è semplicemente l'ennesima dimostrazione che Villaggio era un grande, fa ridere qualunque cosa faccia, ma è anche la dimostrazione che a volte, insomma, se non ci si mette una sceneggiatura, una storia che poi dopo un po' si muove un po' di più, il tutto si ammoscia, insomma, e la noia arriva sovrana, purtroppo, nonostante, ripeto, il film sia un cult, forse anche del sottoscritto.